Guardate, forse una delle condizioni più difficili nel corso dello sviluppo puberale è il basso peso inteso come deficit energetico. C'è un'equazione fondamentale che è per la funzione riproduttiva è legata alla nutrizione. Un difetto nutrizionale comporta delle alterazioni della funzione riproduttiva. Quindi quando ci sono dei deficit di assunzione di cibo o anche un eccessivo consumo, pensate alle sportive, no, che fanno, che, se non c'è un adeguato apporto nutrizionale all'energia che è stata consumata, si ha un ritardo nella funzione riproduttiva. Quindi direi che questo discorso di nutrizione e riproduzione è un'equazione assolutamente importante. Gli stranieri dicono che la nutrizione è il metabolic gate per la funzione riproduttiva, come quando si va in aeroporto, se al gate non abbiamo i documenti giusti non si passa, e quindi questo è un discorso. Discorso di quindi nutrirsi, perché altrimenti la funzione riproduttiva non parte. Quando c'è una condizione opposta, un'ipernutrizione, ci possono essere comunque delle alterazioni della funzione riproduttiva legate al fatto che un sovrappeso, un'obesità, può essere qualche volta un'obesità patologica, perché può essere un'obesità di tipo centrale con tutta una serie di difetti di insulino resistenza, eccetera, che condizionano altre patologie. Quindi, insomma, la situazione è che l'equilibrio metabolico è assolutamente fondamentale per potersi, per la funzione riproduttiva e quindi anche per fare il menarca, insomma. Guardate, è molto affascinante questa storia del deficit energetico che non fa mestruare. Non fa mestruare, guardate, ma ci sono anche delle cose banali che però sono importanti. Per esempio, c'è una sostanza che si chiama leptina, che è prodotta dal tessuto adiposo e quindi è correlata a quanto tessuto adiposo c'è. Se adiposo, tessuto adiposo non ce n'è a sufficienza, non viene data l'informazione ai centri che il corpo è pronto per la funzione riproduttiva. E questa è una condizione abbastanza importante in questo periodo in cui noi abbiamo una notevole quantità di ragazze che sono normopeso, ma che in realtà, se si va a guardare la composizione corporea, hanno una bassa percentuale di grasso corporeo e hanno una maggior percentuale di massa muscolare. Quindi non sono delle assolutamente sottonutrite, ma anche questa condizione con un difetto di grasso corporeo è un inceppo per la mestruazione.